Che belle queste scarpine! Che carine! Anche le pecorelle, che carine! Anche le sarpe! Andiamo dentro a fare un giro! Quel giorno me lo ricordo perché era come al solito, era quei pomeriggi che apro, arrivo di corsa proprio tardi e ho visto questi due giovani davanti alla vetrina. La ragazza era interessata a una sciarpa e era una sciarpa fatta a telaio. Una volta presa la sciarpa, poi erano così, volevano fare due passi, avevano tempo. Ho detto, ma se gli indicavo da dove partiva il sentiero del Tupi, la Pisso, un sentiero che è facile da fare, gli ho spiegato che era vicinissimo, due ragazzi così ci possono girare in mezz'ora a fare tutto il giro. Dai, basta! E dai! Fatti riprendere almeno la sciarpa. Andiamo. Un pilapiso. Wow. Aspetta. Il sentiero si sviluppa praticamente lungo una valle molto stretta, no? Molto impervia, molto selvaggia. Il sentiero porta poi al Tupi Lapiso, che è una cascata, piccola cascata, comunque scavata appunto con il laghetto sotto scavato interamente nella roccia. Fabri, com'è già che si fa lo zoom? Fare un po' così, guarda. Dove sei? Andai, raccoglilo! Lascia perdere, va. Andiamo solo. Vabbè, ma sei scemo, ma raccoglilo, scusa. Il merda che tu devo raccogliere il fazzoletto di Gabriele. Il Sarvanotte, praticamente è il nome che nella tradizione orale della nostra valle viene dato a un personaggio che è difficilmente definibile. Lo si vede come una persona piccola, brutta e pelosa. Brutti e pelosi. Brutti e pelosi. Vai. Il Sarvanotte dal Tupi. Dov'è? Dov'è? E loro amavano molto fare degli scherzi, gioivano per esempio quando pioveva ed erano tristi, si dice, quando c'era il vento o c'era il sole. Sembra che devono cadere da un momento all'altro. Dunque io vengo qui a Rori in vacanza da diversi anni, nella vita insegno storia dell'arte e qui mi sono innamorato di questi piloni, di questi tabernacoli dipinti come quello che sta qui accanto a me. E quel giorno tornavo appunto da una visita al pilone del Chastel e accanto alla cascata su una pietra ho visto questa telecamera. Io allora ero al secondo anno del mio mandato come sindaco di Sampeire. Devo dire con rammarico che Sampeire è un paese che vive di turismo e purtroppo abbiamo avuto una pubblicità
che non era molto simpatica, nel senso che per un periodo di tempo c'è stato un andirivieni di curiosi sul luogo che volevano sapere. Son quel genere di turismo che non ci piace e non ci interessa avere. Eccola lì la cascata. E il fatto di trovare una telecamera con delle immagini girate, una sciarpa e poi più nulla è stato alquanto inquietante. Probabilmente ho sottovalutato la circostanza, ma queste sono le cose che si dicono poi successivamente, a posteriori. Siamo arrivati! Ho saputo poi appunto della scomparsa dei ragazzi dal telegiornale, quando ero già tornato a Firenze. La cosa mi ha colpito, mi ha coinvolto. Dai, andiamo! Ma è pericoloso! Lascerei da parte poi il fatto legato alla mitologia locale, alle masche, ai sarvan legati a quel luogo, anche per rispetto della parentela. E la telecamera? Thank you.